Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questo è un periodo di stregoni, di magia, magia nera, oscura, di demoni. Come avete visto, il Napoli ha perso contro il Milan e chiaramente tutto il web si è scatenato, un po' per la sconfitta paradossale, perché comunque il Napoli perde in casa 4-0 col Milan, mai successo questa stagione, ma comunque mai successo in generale. Gli unici a perdere in casa loro sono stati noi a 5-1 e fu molto, come dire, a cavolo, però è quasi impossibile prevedere un risultato del genere. Quello che è successo invece tra Napoli e Milan è ancora più imprevedibile, perché di fatto in casa il Napoli perde contro il Milan, chiaramente, che sarà anche la sfidante della doppia sfida in Champions, però di fatto questo ci ha lasciato veramente sconvolti, diciamo che noi in senso positivo, perché di fatto non è che ci dispiaccia, sconvolti in senso negativo sicuramente i napoletani, sconvolti in senso positivo ancora di più i milanisti, che forse non si aspettavano di vincere con 4-0, magari sì, ma non 4-0. Al di là di quelle che sono le questioni Napoli-Milan di Champions, che di fatto non ci interessano, parlando di magoni, maghi, stregoni, ho fatto un mashup. Come avete visto, si è scatenato il web per quanto riguarda Allegri, la classifica, Pioli, che sono gli stregoni, cioè il fatto che i pelati stregoni, no? Anche se Spalletti è pelato e ha perso, ma questo è un altro discorso. Il web è impazzito veramente. Poi c'è quella frase famosa che, diciamo, Allegri ha detto qualche mese fa sul fatto che dopo la sosta, e qui parlava di sosta dopo chiaramente il mondiale, tutto poteva cambiare, ma non specificò magari nella frase che dopo la sosta, ma non specificò quale sosta. E di fatto torniamo dalla sosta, la Juventus vince continuando sul cammino lento, tranquillo, in modo che raggiunga in qualche modo il quarto posto senza i 15 punti, e Napoli perde. Abbiamo visto come il ritorno alle soste tendenzialmente è sempre molto problematico. Successe anche a noi a Napoli, Napoli-Juventus 5-1. È successo anche a Napoli. Napoli però ci aggiunge una cosa importante, fondamentale. Noi abbiamo avuto, noi Juventus, una stagione veramente particolare, cioè infortuni, torna uno, beve l'altro, torna l'altro, viene un altro ancora, Pogba non esiste, Chiesa, boh, Di Maria, Quindi alla fine abbiamo avuto una stagione in cui l'infortunio era il minimo comune denominatore rispetto a una situazione che comunque è andata paradossalmente anche benino. In Napoli ha avuto tutta la squadra quasi sempre, registro pochi infortuni, e adesso ha perso Osimhen. Osimhen, che è colui che ha trascinato con i suoi gol e con le sue prestazioni il Napoli insieme a Kvaratskhelia, lui praticamente. Io, ragazzi, non so pronunciarlo dopo un anno quasi, ma non è un mio problema, perché per fortuna di Napoli parlo una volta ogni volta del Papa. E adesso che manca Osimhen, qualcuno si è posto la domanda: ma non è che tutto quello che ha fatto il Napoli sia per una buona percentuale carico di Osimhen, ora che non c'è più? Rischia il Napoli di perdere lì dove magari poteva avere certezze di vincere? Perché parliamoci chiaro, il Napoli e lo scudetto l'ha di fatto vinto, però la matematica ancora non c'è, e di fronte a 10 partite, di qui mancano 10 partite, tutto può succedere. Sappiamo che in caso di Juventus ancora non è definitiva la penalizzazione, sappiamo che comunque insomma, il Milan adesso magari si è preso anche un po' di coraggio, anche se è molto lontano e quindi non sarà sicuramente un problema. Però poi c'è la Champions League, Napoli sembrava già praticamente fosse arrivato in finale, perché diceva: vabbè, alla fine parliamoci che eravamo al Milan lo battiamo, troviamo tra Inter, Benfica qualcuno, ma vuoi che non batte neanche quelli là, e alla fine andiamo in finale, magari si va anche di culo. Però adesso il dubbio viene fuori, perché quando il giocatore più forte, come che hai, uno o due più forti, mettiamoci due, no, chiaramente, lo perdi in questa fase. Tra l'altro è ancora il dubbio sul fatto di quante partite andrà a perdere. Le prime informazioni erano legate al fatto che sarebbe mancato alla partita contro il Milan, ma forse rischiava anche di mancare alla doppia sfida contro la Champions, in Champions. Quindi di fatto Napoli può avere veramente uno scossone negativo. La sua fortuna è aver accumulato talmente tanti punti, e nella speranza loro che la Juventus non riceva i suoi 15 punti, che di fatto lo scudetto può essere tranquillamente accantonato, in modo da focalizzare un po' l'attenzione sulla Champions League. Ma se dovesse essere, in qualche modo, alla Juventus dovesse essere restituito il pacchetto di 15 punti, andrebbe secondo posto, a veramente un più 8 dal Milan, un più 9 dall'Inter, un più 4 dalla Lazio. Insomma, di fatto è salda al secondo posto, a 9 punti se non sbaglio, a 12 punti scusate, dal Napoli, che di fatto il Napoli è 71, noi saremo ipoteticamente, virtualmente a 59. Ora siamo un po' in meno, siamo 44. E nonostante siamo 44, siamo anche vicini al quarto posto, volendo proprio, quindi non è difficilissimo neanche ottenerlo. E quindi secondo me qualcuno sta un po' temendo, perché se Juventus dovesse continuare il suo percorso, e teniamo conto che Juventus ha anche lo scontro diretto
in casa contro il Napoli, per carità, nello scontro andata perso, ma di fatto quei 3 punti potrebbero essere potenzialmente utili, no? Se dovessimo essere in una situazione di classifica importante. Il Napoli adesso ha veramente un po', secondo me, di strizza, non tanto per il risultato, perché se il risultato fosse avvenuto così com'è, ci può stare il calo di attenzione, ci può stare perché la testa un po' magari sulla Champions, ci può stare per tanti motivi, però secondo me la vera causa di tutto ciò è la mancanza di Osimhen, cioè il fatto che magari questo giocatore potrebbe compromettere alcuni risultati che magari non gli farebbero perdere lo scudetto, perché per me il Napoli ha vinto lo scudetto perché ha fatto un campionato mostruoso, però di qui intanto ha perso la possibilità di fare il record di punti, di superare i 102 famosi della Juve di qualche anno fa, quindi quello è già escluso, che è una cosa che conta fin lì, ma è giusto per far vedere, visto che prima si parlava di un Napoli potenzialmente da record, ma adesso potrebbe perdere qualche punto e avere un po' più di pressione dietro, soprattutto se la Juventus dovesse ottenere, ripeto, riottenere quei punti che dovrebbero essere dati perché se li ha meritati sul campo. Quindi inizia un po' di strizza e dietro c'è chiaramente tutta l'ironia che si fa grazie a Mago Max, lo stregone, perché di fatto lui dice una cosa e si avvera automaticamente, qui il meme, queste cose qua. E Allegri alla fine, piano piano, sembrava la squadra peggiore del campionato, siamo secondi, sì a meno 12 di fatto dal Napoli, perché il Napoli ha fatto qualcosa di mostruoso, un po' come fece di fatto la Roma contro di noi nell'anno in cui abbiamo fatto i 102 punti. La Roma fece un campionato da scudetto, ma noi abbiamo fatto una cosa mostruosa, e noi stiamo facendo quello che fece la Roma al tempo, quindi di fatto, voglio dire, comunque potrebbe rendere il campionato un po' più interessante nella fase finale, e ricordiamoci che mancano 10 partite, sono 30 punti potenzialmente, che la Juventus potrebbe ottenere adesso arrivando a 74 come massimo, o se avessi 15 punti sarebbe un 89. E gli 89 sono da scudetto. Chiaramente Napoli potenzialmente adesso è ancora in ottica orbita 100, diciamo, però sapete, ci sono tante partite e Napoli potrebbe con Osimhen, senza Osimhen, voglio dire, potrebbe con la Champions e con altre cose che magari verranno nei prossimi giorni, settimane, avere qualche problemino in più. Da Juventino la speranza c'è, non tanto per lo scudetto, ma che di fatto non sia così facile per il Napoli ottenere ciò che vuole ottenere, perché fondamentalmente vorrei che la Juventus potesse recuperare un po' di terreno sul Napoli, giusto per confermarci che anche nella stagione peggiore forse abbiamo fatto comunque una stagione decente, perché se dovessimo andare in finale di Coppa Italia, fare bene in Europa League e arrivare a un buon secondo posto nei punti effettivi, al di là di quello che ha discorso meno 15. Onestamente sì, non è la migliore stagione, però voglio dire, se questa è la peggior stagione, voglio pensare a quella che potrebbe essere la migliore stagione, comunque una stagione buona, e magari nel prossimo anno Juventus che vince lo scudetto, che lotta per lo scudetto tranquillamente, fa bene in Champions, superando il girone, ecco, senza fare nulla di mostruoso, ma magari facendo una stagione buona. Quindi da questo punto di vista, questa situazione del Napoli, correlata a quella che è la nostra, deve essere di motivazione per far bene il prossimo anno e per evidenziare come la Juventus nel momento peggiore alla fine tanto male non ha fatto, quindi una sorta di motivazione nostra, di speranza, eccetera, eccetera. Però intanto lo stregone qualcosa sta cucinando, come si diceva in questi giorni, cosa bolle nel calderone lo stregone. Allegri, qualche potere soprannaturale, paranormale ce l'ha, altrimenti non si spiega che tutto ciò che dice banalmente si avvera e poi inizia a scavalcare la classifica, a superare, non si capisce come, le squadre, pur essendo criticato come se fosse un allenatore che perde in partita, ma a quanto pare non è così, no? Perché di fatto stiamo vincendo anche delle partite importanti, penso all'Inter, abbiamo perso contro Roma, ma siamo lì comunque davanti a Inter, Milan, Roma, Lazio, tutto quanto, quindi lo stregone, è magia nera. Magia nera che spero che diventi efficace per gli obiettivi che abbiamo, da parte nostra, interesse massimo sulla Coppa Italia, sull'Europa League, il campionato resta far bene, poi vediamo davanti cosa succede, ma di fatto tutto dipende dal meno 15, quindi lasciamo la questione a quando li avremo o meno i nostri punti, perché poi alla fine la classifica viene fatta anche grazie a quei 15 punti, che sono tanti, non sono pochi. Aspetti i commenti qui sotto, come sempre Forza Juve, e alla prossima, ciao! Grido forza Juve, la partita di me chi la chiude? Non mi diverto, senta almeno 6 sfide al mese, prendi la gente, seguile con il marchese.